Buongiorno a tutti. Quest'oggi io parlerei del rapporto fra anima e mente, con tutte le conseguenze che ne derivano. Noi un tempo, come ho già detto altre volte, un tempo intendo in tempi antichissimi, e cioè all'epoca del matriarcato, noi vivevamo soprattutto di istinto, un istinto che non era contaminato dalla mente condizionata, per cui funzionava. Poi noi ci siamo, mano a mano, mentalizzati e la mentalizzazione ha proceduto insieme al patriarcato e al maschilismo, che non è colpa di nessuno, ma eravamo predisposti per svilupparci così. E mano a mano siamo diventati sempre più mentali, sempre più condizionati, per cui per tornare alle origini dobbiamo decondizionarci, per tornare all'istinto puro, perché il nostro istinto, di conseguenza alla mente condizionata, si è condizionato anche esso. Se liberiamo la mente, liberiamo l'istinto. Allora, oggi diciamo noi siamo preponderanti nell'uso della mente condizionata ovviamente, ma anche della mente ragionante. Noi tendiamo a ragionare più che a sentire. Un tempo si sentiva, cioè si viveva più dell'istinto, cioè dell'anima, e quindi si sentivano le persone, si sentivano le situazioni, si sentivano i terremoti, si sentivano i cambiamenti, eccetera, eccetera. Oggi tutto è fatto più o meno per deduzione o per schemi mentali, peggio ancora. E allora, sia la mente, parliamo della mente ragionante, non quella condizionata, sia l'anima sono necessarie e devono essere unite. A tal proposito, l'alchimia diceva unite il re e la regina. Oppure li chiamava il padre, la madre, i libri sono tanti, i nomi sono diversi. Metteteli in un aludel e avranno un figlio che non somiglia ai suoi genitori. E lì fa vedere il bambino che sta dentro l'aludel, che è poi un'ampolla, no? Di quelle che si usavano appunto nella chimica, nell'alchimia. Perché l'alchimia è la madre della chimica, cioè dall'alchimia si è sviluppata la chimica. Solo che alcuni hanno usato il linguaggio dell'alchimia, cioè della prima chimica, per mostrare un processo interiore, che è il processo un po' quello di Freud, diciamo, portato un po' più in là però. Quindi loro dicevano, se tu unisci la mente e l'anima, hai un composto unico, nuovo, un bambino, che non somiglia né alla mente né all'anima, ma è la fusione dei due. Che è vero, sarebbe l'unione del maschile col femminile. Allora, cosa succede nella nostra società? Che gli uomini tendono di più al maschile, e cioè alla mente, e lasciano indietro la loro parte animica e istintuale. Le donne, viceversa, sono più portate all'anima, ma lasciano indietro il proprio lato maschile e ragionante, perché gli uomini sono travolti dalla mente e le donne sono travolte dalle emozioni. Adesso io sto esemplificando, anche perché conosco uomini che si travolgono e si fanno travolgere dalle emozioni e conosco donne che si chiudono ai sentimenti, Però la maggior parte agisce così. Allora, cosa succede quando il femminile soverchia il maschile, cioè quando la parte dei sentimenti esce fuori senza consapevolezza, che noi ci disperiamo, piangiamo, urliamo, abbiamo grandi slanci che non capiamo, e si ha la cosiddetta personalità isterica, che poi non è quella, l'isteria è un'altra cosa, quella clinica, però nel Medioevo e anche oltre, si riteneva che
l'isteria fosse una malattia dovuta all'utero delle donne, a una malattia che avesse origine nell'utero delle donne e che quindi colpiva solo le donne. Naturalmente non è così, non ha niente a che vedere con l'utero. E l'isteria oggi è una malattia di altro tipo, molto più complessa fra l'altro, che non dà necessariamente sfogo in urla e pianti, ma che si manifesta in altro modo, ne parleremo magari più in là. Viceversa, quando è la mente preponderante, la creatura chiude i propri sentimenti e cerca di ragionare invece che di sentire. Questo riguarda un po' la maggior parte dell'umanità, eppure le donne, cioè pecchiamo tutti in senso inverso, perché abbiamo spesso al posto di una mente ragionante una mente condizionata, o almeno la parte condizionata è preponderante rispetto alla parte ragionante. Il buon ragionamento, il logos, come lo chiamavano gli antichi, è quello che deriva dall'unione della mente e dei sentimenti. Il logos senza la parte istintuale e animica è fuorviante. E adesso vado a spiegare questa cosa. Quando noi togliamo i sentimenti, la mente non ragiona bene, perché segue i propri condizionamenti, senza saperlo. E allora comincia ad avere, per esempio, delle ossessioni. Faccio un esempio. Quando la mente è condizionata, cerca di risolvere le cose per far collimare tutto, perché il castello di carte, non deve cadere, basta una carta fuori posto e tutto cade. Pensate solo a cosa fece la Chiesa per mettere in piedi la verginità della Madonna. Verginità della Madonna che veniva messa in piedi perché la Madonna doveva collimare o doveva ricordare la Grande Madre, perché era molto ricercata ancora, no? Nei primi secoli dopo Cristo, era ancora molto venerata, no? In Grecia soprattutto, addirittura vennero uccise un sacco di persone, sembra 30.000 addirittura, perché tutti amavano la Grande Madre, no? La dea degli Efesini, quella per cui la gente era disposta a morire. Allora a un certo punto la Chiesa dice: inutile che li perseguitiamo, diamogli anche noi una Grande Madre. E la Grande Madre era vergine. Ma attenzione, non era vergine perché non faceva sesso, era vergine perché non era sottomessa a nessuno. Questo la Chiesa non lo poteva tollerare, perché il femminile doveva essere sottomesso al maschile. Ma la ragione per cui il femminile doveva essere sottomesso al maschile, e cioè la donna doveva essere sottomessa all'uomo, era perché l'anima doveva essere sottomessa alla mente. Perché i canoni dovevano prevalere sui sentimenti e anche sulla ragione. E allora che fecero? La Madonna doveva essere vergine. Badate bene che il senso di verginità anticamente non era inteso come verginità fisica, ma come verginità morale. Tant'è vero che la ragazza vergine fisicamente era chiamata la Virgo intacta, mentre la Virgo era colei, si diceva che non aveva marito, che non si sottometteva all'uomo. Allora, siccome la Madonna non poteva non essere sottomessa, ma doveva essere l'umile ancella di Dio che stava in alto, la Chiesa si inventò che la Madonna doveva essere vergine fisicamente. Come faceva a essere vergine fisicamente che aveva partorito? Qui è successa l'ira di Dio. Ci fecero un concilio e dissero: vabbè, allora diciamo che San Giuseppe e la Madonna non hanno mai fatto sesso, allora appartenevano forse a una setta in cui non si faceva sesso, eccetera, eccetera. E vabbè, ci poteva anche stare come invenzione, no?
perché non è che gliel'avessero raccontato a loro, come si faceva a sapere che tanti secoli prima, no, c'era una coppia che viveva insieme e che non faceva sesso, ma perché appartenevano a una setta sconosciuta, come facevano a saperlo? Però l'invenzione ci poteva stare, no? Potevano esistere, forse esistevano questo tipo di sette, no? Sono esistite tante sette. Allora, anche se è difficile da credere nel mondo ebraico, perché nel mondo ebraico non fare figli era gravissimo, tant'è vero che un rabbi, cioè un maestro, no? Quelli, i maestri sacri, insomma, quelli che insegnavano la Torah, eccetera, dovevano avere moglie e figli, perché un uomo che non avesse moglie e figli non era inserito nella società, non contava. Per questo molti hanno supposto poi che Gesù Cristo in realtà avesse moglie e figli, ma lasciamo perdere, anche perché di questo non abbiamo prove, insomma. Allora, cominciarono a dire, vabbè, è arrivata vergine al matrimonio perché non voleva fare sesso. Benissimo. E quando partorisce, l'imene si rompe, no? Allora, che cosa sono inventati? Non era possibile che avesse l'imene rotto, ce lo doveva avere sano. Allora si sono inventati che in realtà Gesù Cristo era un bambino formato nel ventre della madre, però quando deve uscire, prima di uscire, un secondo prima di uscire, si trasforma in un punto di luce che passa attraverso l'imene, quindi senza toccarlo, dopodiché cade al suolo e si ritrasforma in un bambino. Ma vi rendete conto? Queste sono le ossessioni mentali, cioè quando prevale la mente sui sentimenti e sull'istinto, fa sì che il buonsenso si perde e si comincia a elucubrare. Guardate che in forma magari più lieve ce l'abbiamo un po' tutti, perché siamo tutti un po' mentalisti, almeno finché non cade la mente, e elucubriamo. La mente sta sempre a girare, no? E la gente dice non riesco a fermarla, non riesco a dormire perché la mia mente elucubra, gira, 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 allora accendono la televisione, mettono la musica, ne fanno di tutti i colori per contrastare questa mente condizionata che gira ossessivamente. L'ossessione è una caratteristica del nostro tempo, ma anche di tempi addietro, per carità. Allora, quando la mente soverchia l'anima, si hanno le ossessioni. Le ossessioni possono essere di vario tipo. Possono essere meno gravi e più gravi, fino ad arrivare a una psicosi. Come diceva Freud, tutto è questione di quantità e non di qualità. Giustissimo. Allora, esistono infatti le ossessioni di tipo clinico, insomma, no? Le ossessioni compulsive. Le ossessioni compulsive derivano da un soverchiamento della mente sull'anima. Mi spiego meglio. Le ossessioni compulsive sono una forma di difesa. Questo non lo trovate scritto da nessuna parte. Dovete capirlo per comprenderlo. Allora, le ossessioni sono una difesa perché a un certo punto, siccome la parte senziente, la parte dell'anima, la parte dell'istinto, se si manifestassero, proverebbero un dolore insopportabile, interviene la mente a bloccare questo dolore e a bloccare il ricordo. Allora, le ossessioni compulsive derivano sempre da un ricordo dell'infanzia, perché noi deriviamo tutte da un ricordo dell'infanzia, perché l'infanzia è il periodo in cui noi cancelliamo le cose che ci hanno fatto male. Sento sempre dire da molta gente, se io avessi subito qualcosa me lo ricorderei. Non è vero, non ve lo ricordereste e non ve lo ricordate. È qualcosa che fa fatica a entrare nel cervello della gente, eppure Freud ne ha parlato da parecchio tempo, insomma, no? Freud siamo
fine Novecento, primi Novecento, cioè ci abbiamo già più di un secolo, no? Per Freud. Eppure non è passato nella mente della gente, non se ne parla. Noi non ricordiamo i fatti più brutti della nostra infanzia. Noi possiamo aver visto nostro padre o nostra madre che ammazzavano una persona e l'abbiamo coperto. Adesso dico una cosa assurda, no? Perché quello che copriamo in realtà in genere è quello che i genitori hanno fatto a noi, fisicamente o moralmente, no? Perché molti mali sono psicologici, sono di tipo morale, di tipo animico. O se ci ricordiamo qualcosa, togliamo il valore emotivo della cosa. Per esempio, molti bambini vengono picchiati dai genitori. Essere picchiati da un gigante è uno shock. Ma naturalmente tutti dicono, beh, vabbè, io sono vivo, eh. È successo niente in fondo e lo rifanno ai propri figli. Picchiare un bambino dà al bambino uno shock, ma il bambino ha rimosso lo shock, perché il momento in cui lo rivive non lo fa più ai propri figli, perché capisce il danno che fa dal danno che ha ricevuto. Ripeto sempre, io non condanno né figli né genitori, perché i genitori sono a loro volta figli e saranno genitori, figli che saranno genitori. Ok, le ossessioni compulsive sono quelle che tendono a fare quello che la mente fa di solito, cioè coprire, solo che coprono in un modo più esasperato. Per esempio, le ossessioni compulsive sono di tanti tipi, no? Ce ne sono alcune più frequenti. Per esempio, ho l'ossessione perché credo di essere omosessuale. È una delle ossessioni. C'è tanta gente che pensa di essere omosessuale senza esserlo. Voglio dire, l'omosessuale quando può scoprire o può intuire di essere omosessuale, perché fino allora ha creduto di essere eterosessuale, ha avuto magari le fidanzate o i fidanzati, eccetera, non è addolorato dal fatto di essere omosessuale, semmai è addolorato dal fatto di doverlo dire ai genitori, agli amici, eccetera, no? Ma non di essere omosessuale. L'ossessivo omosessuale ha il terrore di essere omosessuale. E spesso e volentieri è uno che non ha niente contro gli omosessuali, cioè che li considera in maniera normale come gli altri, come sono in effetti. Però ha questa ossessione senza averne alcun movente. Cioè gli piace fare sesso con le donne, non gli piace fare sesso con gli uomini, ma lui pensa io sono omosessuale. Sta nascondendo qualcosa. Addirittura le ossessioni vanno al fatto di poter essere anche pedofili. Io conosco persone, ho conosciuto persone che avevano paura di essere pedofile, cioè di desiderare di abusare dei bambini. Persone che non avevano niente di questo, nel modo più assoluto, cioè che avevano orrore di questa cosa. Il pedofilo non ha orrore di questo. Semmai pensa, oddio, come lo posso nascondere, oddio, se lo sanno gli altri, ma non ha orrore verso il suo desiderio nei confronti dei bambini, anche perché in genere lo giustifica, dice che sono i bambini che lo vogliono, che è la nostra società che copre questo, perché in realtà i bambini sono sessuati, come pensava anche Freud, che non ha capito niente su questo. Freud è un genio assoluto, però qualche toppata l'ha presa. Mi consento di dirlo non perché io sia una psicologa illuminata, ma perché mi è caduta la mente e capisco gli esseri umani. E tutto mi è diventato chiaro, almeno rispetto a queste cose.
Poi ci sono tante cose che non vedrà, che non vedo e che non vedrò naturalmente, perché sono un piccolo, umilissimo granellino di sabbia in mezzo a un mare di sabbia, insomma, no? L'altra ossessione è quella di persone che si lavano le mani 200 volte al giorno, no? Che addirittura se le fanno sanguinare, eccetera, perché stanno coprendo qualcosa che a loro sembra sporco, con un grande senso di colpa. Ci sono persone che arrivano addirittura a sterilizzare tutto. Io mi ricordo una persona che viveva in sei mattonelle, faceva la spola avanti e indietro e ha studiato come mettere i piedi perché intorno, altrimenti lei contaminava, si contaminava. Ed è una vita terribile, no? Perché non possono toccare niente, non possono sporcare perché poi devono disinfettare, è una cosa terribile. Si stanno salvando da un ricordo. E siccome considerano il ricordo una cosa sporca, loro devono disinfettarsi. Perché è una difesa. Poi questa difesa assume mille forme, no? Tipo, c'è quella che lava i piatti, li deve lavare girando sempre a destra o sempre a sinistra, se no non vale. Si fa la doccia, se la deve fare 4 volte su ogni pezzo del corpo, se no non vale. E deve camminare senza toccare l'orlo delle mattonelle. Cioè ha un mare di rituali, no? Su come deve mettere i cuscini del letto, su come deve rifare il letto, eccetera, eccetera. È una difesa. È una difesa da un ricordo che fa molto male. Se andiamo a rivangare il ricordo, con i dovuti tempi, elaborazione, perché sennò quel poveretto si stronca, cade la difesa, come in tutto. Questa è la mente che soverchia l'anima. Quando la mente soverchia l'anima, la mente è ossessiva. E allora si inventa le regole. E allora, devi dire le preghiere almeno 3 volte al giorno, devi digiunare una volta alla settimana. Quando gli ebrei chiedono a Gesù Cristo cosa si potesse fare di sabato, che era la nostra domenica, il giorno festivo, no? E cosa non si potesse fare, per esempio se si poteva fare la carità o altre cose. E lui risponde: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Allora, lui diceva, Gesù Cristo è una bellissima figura, ci tengo a dirlo, anche se io non lo ritengo assolutamente figlio di Dio, perché sto Dio, ce lo siamo inventato. Però Gesù Cristo era una bellissima figura che io ammiro molto e che credo anche sia esistita, fra l'altro, perché non si può inventare una figura così. Allora, lui diceva: il sabato, cioè il giorno festivo, è stato inventato per l'uomo. L'uomo l'ha inventato per l'uomo, anche per evitare che i datori di lavoro, no, sfruttassero tutta la settimana il disgraziato che lavorava e non gli davano neanche un attimo di requie, no? Siccome era una regola, allora lo doveva far riposare la domenica. O anche chi lavorava, no? Chi lavorava in maniera assidua, esasperata, eccetera, era costretto a riposarsi perché sennò alla fine si ammalava lavorando sempre. Quindi era una regola che era stata fatta per l'uomo. Non era l'uomo che doveva adorare questo sabato come se fosse qualcosa al di fuori di lui. E noi abbiamo dei processi ossessivi per cui le regole diventano superiori a noi. Cioè, le regole, quelle regole di vita che ci sono, dovrebbero aiutare la comunità, non penalizzarla. Se la penalizza, vuol dire che è fuori di testa, vuol dire che la mente ha superato l'anima, l'ha soverchiata, l'ha scavalcata, ha debordato. Se l'anima deborda il ragionamento, invece, possiamo avere, non so, quello che si fa scannare per sostenere un Dio, no? O quello che si fa scannare per sostenere un'idea. Cioè il sentire soverchia la ragione.
Voglio dire, che c'avevano i martiri di tutti i tempi, che ragione avevano per ammazzarsi? Perché Dio gli chiedeva che dovevano morire per sostenere lui. E che cavolo di Dio era se aveva bisogno di essere sostenuto dagli uomini? È come un padre, no? Che chiede ai figli di morire per lui per dimostrargli che lo amano. Ma semmai è il padre che muore per i figli per dimostrare che li ama. Naturalmente a questo punto si potrebbe dire, ma questo ha fatto Dio attraverso Gesù Cristo? E no. Perché Dio prima ha messo il diluvio universale, no? Ha tentato di ammazzare l'uomo, di sterminarlo, poi ha detto vabbè no, non lo faccio più, si è pentito. Era troppo brutto vedere tutti morire annegati, tutti i cadaveri, eccetera. E allora promette che non lo fa, però promette che manderà un figlio, no? Che salverà l'umanità dalla sua ira. È pazzesco, bastava che se stesse fermo. Però non pago di questo, gli uomini devono morire per Gesù. Cioè è una cosa che non finisce più. È ossessiva. Questo desiderio di amore del Dio Padre è un dover dimostrare al padre di famiglia che lui è amato quando i familiari lo odiano. Perché se lui è il padrone e comanda sempre e non va incontro né alla famiglia, né alla moglie né ai figli, questi lo odiano. Questa è la semplice verità, no? Che chi comanda in maniera incongrua in famiglia non è mai amato. Per cui poi si sente odiato e comincia a odiare a sua volta. Questo succede anche fra marito e moglie. Se il marito comanda, la moglie non lo ama. Lei si impicca per dimostrarsi che lo ama. Perché così ha una ragione di stare con lui in quanto lei non lo ama ma dipende da lui. E lui può nascondersi il fatto che lei non lo ama perché così lui riveste quel ruolo che il padre gli ha dato, cioè quello che comanda in famiglia. Io penso che in una famiglia abbia l'ultima parola chi ha più coscienza e che comunque può dialogare sia con il partner sia con i figli. Che si dialoga con i figli, non gli si dice tu sta zitto che non capisci niente, neanche a un bambino piccolo gli si spiega. Dice se lui non lo accetta, beh dipende, se è una cosa vitale, tipo non devi camminare per strada senza darmi la mano perché stai piccolino, gli si dà la mano e dice vabbè adesso comando io, ma il bambino lo capisce, altrimenti gli dice poi ne riparleremo e capirai. E vi garantisco, per esperienza personale, che i figli, quando siamo giusti, quando vogliamo colloquiare con loro, lo capiscono. E capiscono anche i dinieghi. Lì per lì possono ribellarsi, però poi vi ascoltano e alla fine comprendono e non si ribellano. Allora, noi siamo in una società dove o c'è la mente che scavalca l'anima o c'è l'anima che scavalca la mente, cioè non sono mai uniti fra di loro, non sono mai maschio e femmina congiunti, no? Come diceva l'alchimia, no? Che mostra il bellissimo monstrum, il monstrum era qualcosa di prodigioso in lingua latina, non era il mostro, insomma per i romani il monstrum era il prodigio, cioè un essere che aveva un unico corpo, con due teste e due braccia e due gambe, insomma, no? Perché era il maschile e il femminile congiunti, le due teste erano di un uomo e di una donna, quindi non c'era supremazia né da parte dell'uomo né da parte della donna. E nella società, se prevale l'uomo o prevale la donna, sono danni. E così nella famiglia, se prevale l'uomo, ma anche se prevale la donna, sono danni. Perché l'uomo, il maschile e il femminile devono accordarsi. Allora, un esempio dell'anima che prevarica è quando ci sono le sette, per esempio, no? Non le sette dell'orologio, ma le sette di tipo religioso, di tipo esoterico, di tipo
po' di capoccia, insomma, fuori di capoccia. No, allora il sentimento prevarica la ragione, no? E allora la religione è un conto e la scienza è un altro, no? Non è possibile questo. Cioè, non è possibile che la scienza sia una cosa e la religione un'altra, che possano contraddirsi. E allora c'è qualcosa che non va, c'è l'anima che ha prevaricato i sentimenti, no? Allora, se la Chiesa dice, siccome nella Bibbia c'è quello, non mi ricordo il nome, che alza le mani e dice fermati o sole, vuol dire che è il sole che gira intorno alla terra, non la terra che gira intorno al sole. E fra l'altro, la terra è piatta, no? Perché sennò come fanno a reggersi gli uomini? Tutto deve essere oltremodo semplice. Gli antichi sapevano benissimo che la terra era tonda e che girava intorno al sole. Se voi guardate le pitture di Pompei, la terra è tonda. Ma se guardate anche quelle greche, che poi molte sono tratte dalle figure greche, no? Le muse, eccetera, quella dell'astronomia, quella delle arti, eccetera. E hanno sempre la terra rotonda, non hanno mai una terra né quadrata né piatta, ma è rotonda, è sferica. Mi sono spiegata male, non rotonda, sferica. Lo sapevano benissimo, ma perfino se andate al Campidoglio, c'è la dea Roma che ha il mondo nella sua mano, perché l'antica Roma aveva il mondo nelle sue mani, e la terra è sferica. Improvvisamente si è svegliata la Chiesa e ha detto no, la scienza non capisce niente. Vale quello che ha detto la Bibbia e per questo ha condannato Galileo Galilei, poi gli ha chiesto scusa, ma è stata una scusa molto limitata perché doveva scusarsi soprattutto su quelli che ha messo sul rogo. Ok, quindi dovete chiedervi anzitutto se la vostra mente sta prevaricando la vostra anima, se la vostra anima sta prevaricando la vostra mente. Perché in ogni caso c'è una questione di infelicità. Se anima e mente non sono congiunti, non c'è il cosiddetto buon senso. Cioè una religione, una politica, una qualsiasi idea non può essere avulsa dal buon senso, deve avere un buon senso. Il buon senso contadino, non so come dire. Devi aderire alla realtà. Ok, e qui mi fermo. Un saluto a tutti.